Allora, la parte con la quale mi sono sentita maggiormente in risonanza è tutta quella parte che fa da preparazione alla vera e propria scrittura della fiaba, che passa attraverso il lavoro corporeo per giungere a una maggiore conoscenza e consapevolezza di se stessi in tutto ciò che, riguarda, la parte più nascosta, e meno conosciuta di se stessi. Questo perché affinché a mio parere si possa poter essere più onesti con se stessi e quindi poter parlare liberamente, raccontare veramente la propria storia, è necessario conoscersi, conoscere non solo i propri limiti, non solo il proprio limite corporeo, il proprio limite immaginario o il proprio limite reale, ma soprattutto le potenzialità. Quindi la possibilità di utilizzare bene all'interno di una relazione o all'interno di un racconto di noi stessi, tutto ciò che fa riferimento alla nostra, al nostro sé e alla nostra parte, più, intima e sconosciuta, è necessario appunto un viaggio all'interno, di questa parte, quindi una confidenza maggiore per poter, rivalutare in qualche modo e per prepararsi anche alla relazione in termini di possibilità di accettare anche da parte dell'altro tutto ciò che è il vissuto nei nostri riguardi, tutto ciò che noi, i messaggi che noi inviamo agli altri e che pertanto fanno sì che gli altri si facciano un'idea di noi, ma anche per stare bene all'interno della relazione, quindi per poterci raccontare seppur in maniera simbolica. Per quanto riguarda, diciamo, le potenzialità del metodo autobiografico, ritengo che in un discorso di intelligenza emotiva la possibilità di far riferimento al buon utilizzo, alla buona conoscenza di tutto ciò che rappresenta la propria emotività, la propria percezione di se stesso, del modo di funzionare e anche la percezione, degli altri, che noi abbiamo degli altri, ma che gli altri hanno di noi, sia fondamentale, visto che, l'aspetto intrapersonale è, importante almeno quanto quello interpersonale. Per cui, un discorso di buona conoscenza di sé prepara bene alla relazione anche con il mondo esterno, con gli altri. L'ambito all'interno del quale lo vedrei bene è sicuramente quello educativo, l'ambito scolastico, e mi riferisco anche agli insegnanti, nel senso che questa intelligenza emotiva è entrata a far parte anche della didattica, dell'aspetto educativo ed è fondamentale, ma spesso rimane soltanto un fatto teorico, per cui gli insegnanti non sanno esattamente cosa sia sperimentare su se stessi un percorso che li possa portare a una maggiore conoscenza di ciò che compone appunto l'intelligenza emotiva e alla possibilità che ha l'utilizzo, ma anche la sperimentazione su se stessi.